E scontro aperto tra il presidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone, nonché patron dell'Abaltur, e la regione Abruzzo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di martedì di una norma che consente affidamenti in ausa alla società pubblica abruzzese Tua SPA. Ballone contesta il fatto che il provvedimento pone le premesse per l'assegnazione dell'80% dei servizi abruzzesi all'azienda regionale, ma ad Alessandro non ci sta e chiede alla Tua di uscire da Confindustria. E Ballone, il primo a lanciare il Jacques attraverso il proprio profilo Facebook. I toni trionfalistici del consigliere delegato ai trasporti, che rivendica con orgoglio l'aver sottratto al mercato l'80% dei servizi, appaiono fuori luogo, scrive. L'operazione posta in essere con sorprendente segretezza dal consigliere è da socialismo reale. Ballone invoca l'intervento del governatore D'Alfonso per porre rimedio a quella definita come norma liberticida. L'altra anomalia è rappresentata all'autoattribuzione alla Regione Abruzzo del ruolo di ente del governo del sistema dei trasporti. Anche gli osservatori più disattenti rileverebbero il grande conflitto di interessi che è in capo alla Regione Abruzzo, la quale si troverebbe nel duplice ruolo di ente di governo ed ente gestore. Questo piccolo particolare in contrasto con la legislazione vigente alla stessa legge Madia certamente non sfuggirà agli organismi di controllo. Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato dalle critiche, ovvero da Alessandro, che accusa il presidente di Confindustria di essere stato un monopolista e di avere un conflitto di interesse. La soluzione per i servizi del trasporto pubblico proposta da Ballone sarebbe il mercato, ovvero procedere con le gare. Ma a proposito di conflitto di interesse dovrebbe ricordarsi che tu hai scritto a Confindustria, forse la più grande impresa è scritta all'organizzazione che Ballone rappresenta e che dovrebbe tutelare, e questo sì che è un conflitto di interessi. La Regione non sta facendo altro se non ciò che è consentito dalla legge, ovvero procedere all'affidamento in house entro i termini previsti dalla manovrina, ovvero il 30 di settembre. Se fosse giusto l'assunto di Ballone, argomenta ad Alessandro, allora tutto dovrebbe essere lasciato al mercato, ovvero ai privati, in nome di una supposta efficienza, quindi perché no anche la sanità, la scuola, la gestione dell'acqua. Esistono però beni pubblici e servizi pubblici che sono universali, come i trasporti, per i quali il pubblico ha il dovere e il diritto di tutelare, per esempio, il trasporto pubblico locale.